Geostoria. Il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è una delle istituzioni dell'Unione europea. Esso rappresenta i cittadini dell'Unione e oggi costituisce la più grande assemblea eletta democraticamente di tutto il mondo. Nasce formalmente nel 1962, vede le sue prime elezioni dirette nel 1979 e oggi è alla sua 8ª legislatura, inaugurata con le elezioni del 2014. I suoi membri sono eletti a suffragio universale ogni 5 anni. I rappresentanti che siedono nel Parlamento europeo sono 751. Il numero di deputati di ogni nazionalità è proporzionale alla popolazione del proprio paese. C'è comunque un limite minimo di 6 rappresentanti e un limite massimo di 96. L'Italia ha 73 membri al Parlamento europeo. I lavori al Parlamento europeo si articolano in commissioni o in sessioni plenarie. Attualmente le commissioni permanenti sono circa 20. Ognuna raccoglie gli eurodeputati esperti su un particolare tema e tratta solo argomenti di specifici settori. Le commissioni si occupano di preparare gli atti legislativi, discutendo le proposte della Commissione e del Consiglio europeo. Quando ve ne sia la necessità, possono essere create anche commissioni temporanee d'inchiesta, come quella sul riciclaggio di denaro, o commissioni speciali, come quella sul terrorismo. Durante le sessioni plenarie vengono votati e adottati gli atti discussi e preparati dalle commissioni. Il Parlamento europeo si riunisce e delibera in sedute aperte al pubblico. La seduta plenaria occupa una settimana al mese, si svolge nella sede del Parlamento europeo, che si trova a Strasburgo, e viene detta tornata. Talvolta sono previste tornate supplementari di 2 giorni che si svolgono a Bruxelles, dove le commissioni svolgono la maggior parte del loro lavoro. Le questioni amministrative del Parlamento europeo vengono invece gestite nel Lussemburgo. I deputati non sono raggruppati per nazionalità, ma per schieramento. Gli eurodeputati sono organizzati infatti in gruppi parlamentari, affini per idee politiche. Esiste anche un gruppo che raccoglie tutti coloro che non si riconoscono in nessuno dei gruppi esistenti. Per formare un gruppo parlamentare sono necessari almeno 25 deputati, anche di diversi partiti politici, eletti in almeno un quarto degli stati. All'interno di ciascun gruppo vengono nominati 2 co-presidenti. Al Parlamento europeo sono attribuiti 3 compiti fondamentali: il potere legislativo, il potere di bilancio e il potere di supervisione e controllo. Attraverso il potere legislativo, gli eurodeputati si occupano di discutere e votare le leggi europee. Il potere di bilancio permette agli eurodeputati di discutere le spese dell'Unione europea. Con il potere di supervisione, gli eurodeputati svolgono un ruolo di controllo democratico su tutte le istituzioni europee.